Antonella della Montà, delegata della FP CISL, da quanto tempo fai sindacato? Mi sono iscritta nel 1989 e dal 94 invece sono proprio attiva, diciamo, negli organismi. Perché l'iscrizione alla CISL? È stata un'iscrizione un po' di generazione in generazione, dico io. Mio padre è sempre stato un attivista della CISL e di conseguenza mi ha consigliato, diciamo, nel momento in cui sono entrata nel mondo del lavoro, di iscrivermi a un sindacato. Se tu avessi un ruolo di dirigente sindacale, che cosa cambieresti? Pensi che questo sia un sindacato attrezzato ad affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro? Ma sicuramente sì, io sono certa che la nostra dirigenza a tutti i livelli, sia nazionale che regionale che territoriale, stia facendo tutto il possibile. Sicuramente potremo migliorare la trasmissione ai lavoratori di tutto quello che sta facendo il sindacato, perché il sindacato ha un suo ruolo ben preciso e non si può sostituire ad altre istituzioni. Facciamo un'analisi di costi e benefici, quanto ti è costato fare attività sindacale in termini di sacrifici anche della vita privata e quanto questo invece ti ha reso una persona diversa. Sicuramente gli strumenti che fornisce un sindacato e svolgere attività sindacali sono molteplici, sia dal punto di vista relazionale che dal punto di vista delle competenze. Io ho ricevuto tanto perché è stato per me uno strumento anche di integrazione nel mondo di lavoro in un contesto sociale che era diverso dal mio di partenza. Sacrifici ci sono quelli dovuti alla famiglia, il tempo che si deve spendere per potersi adoperare verso gli altri. Fornire un servizio quando si fa sindacato vuol dire essere disponibili sempre, a tutte le ore. Per fortuna con le nuove tecnologie tutto si è molto semplificato, questo lo devo sicuramente ammettere. Insomma, ai tempi così, una volta era molto più difficile perché era più rapporto forse personale, adesso un po' più tecnologico, però tutto aiuta. Un marito che comprende certe cose è importante, insomma, non tutti sono disponibili a capire che cosa significhi fare sindacato.